Buongiorno a tutti e buon mercoledì 13 ottobre 2021. Il Signore ti benedica da Sion. Anche oggi una buona giornata e che Dio possa inondarti di tanta benedizione. Come ogni giorno vogliamo ascoltare il meraviglioso messaggio della parola di Dio che in quest'oggi ci viene posto in questi termini. A voi che siete miei amici, io dico, non temete. Non temete quelli che uccidono il corpo, ma che oltre a questo non possono fare di più. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna. Questo testo lo puoi trovare nel Vangelo di Luca, capitolo 12, i versetti 4 e 5. Ed ancora un altro verso. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Lettera ai Romani, capitolo 8, il versetto 1. E il titolo di questa meditazione biblica è questa, è un'affermazione. Noi non abbiamo paura. Noi non abbiamo paura. La barbarie non potrà mai trionfare. La nostra volontà di vivere insieme resta intatta. Dopo gli attentati terroristici avvenuti in Europa, i media hanno diffuso molti messaggi di questo genere, ma i discorsi suonano vuoti quando viene seminato il terrore da persone violente che non hanno altro obiettivo se non quello di fare del male. Per avere fiducia nel nostro avvenire abbiamo bisogno di un messaggio di tutt'altro genere. Infatti, un giorno Gesù disse ai suoi amici di non temere gli uomini. È proprio il versetto che abbiamo letto questa mattina. Che questi uomini hanno il potere di uccidere il corpo, ma non hanno alcun potere sull'anima. Per contro, Dio ha ogni potere, sia sul corpo, sia sull'anima, e getterà nella Geenna, cioè all'inferno, coloro che non hanno accettato la salvezza in Cristo Gesù. Ora, questo non lo dico io e neanche la Chiesa Evangelica, questo lo dice Gesù. Nella Bibbia lo puoi trovare, in diversi punti. Quindi non temere Dio, vivere come se non esistesse, è la condizione di chi non crede al messaggio del Vangelo, restando di conseguenza nemico di Dio. È una situazione gravissima, sì, ma proprio per questo Gesù, il Figlio di Dio, è venuto in terra e sulla croce ha preso su di sé tutta la nostra malvagità e tutti i nostri peccati. Ora, se crediamo con tutto il cuore, con un cuore sincero a quest'opera di amore, siamo liberati dal castigo di Dio e siamo riconciliati con Lui. È così che abbiamo una nuova vita e il Signore ci chiama i Suoi amici e si prende cura di noi. Se dobbiamo passare per la morte è per essere introdotti nel paradiso con Lui. Ecco perché Gesù a un certo momento può dirci: non temete, perché la speranza del futuro, del dopo la morte, quello di stare per l'eternità insieme a Gesù, insieme a Dio Padre, vivere per sempre vicino a Lui, lodando, benedicendo il suo nome, questa è una speranza che ravviva i nostri cuori. Quindi, se non hai ancora deciso di fare di Gesù il tuo Signore, il tuo Salvatore, questo è il momento giusto. Ti è stato predicato l'Evangelo, ti è stato detto questa mattina che se non credi nella salvezza che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce sarai destinato ad andare all'inferno. Questo è il momento per dire: Signore, ti chiedo perdono, ho sbagliato tutto nella mia vita, voglio iniziare, voglio riceverti nel mio cuore, voglio che tu sii il Signore della mia vita. Ed ecco che Cristo ti inonderà di luce, inizierai un cammino meraviglioso con Lui. Guarda che non è solo una favoletta, questa è l'esperienza che ho realizzato io 10 anni fa, questa è l'esperienza di milioni e milioni di persone che nel corso di questi 2000 anni hanno ricevuto Gesù Cristo nel proprio cuore, hanno ricevuto la nuova vita, la nuova nascita e hanno iniziato un cammino con Gesù. Quindi non perdere altro tempo, perché è oggi il giorno della salvezza, è oggi il giorno in cui dire: sì Signore, voglio te, e sono sicuro che Dio farà di te un'opera nuova, meravigliosa. Sì,
Dio ha un progetto straordinario per la tua vita, quindi basta solo scoprirlo, prenderlo e iniziare a vivere per l'eternità insieme a Lui. Ti auguro una buona giornata, che Dio benedica grandemente la tua vita e l'intera tua famiglia. Pace del Signore.